Grande festa sabato sera per i 60 anni di Borgo San Cesareo, frazione del comune di Albanella. La celebrazione, avvenuta presso la chiesa del Borgo, si è sviluppata attraverso una mostra fotografica, un docufilm e i racconti di chi c'era quel 14 dicembre del 1958, quando alle 20 Radio Sera e alle 23.15 il giornale radio annunciarono l'inaugurazione del Borgo residenziale San Cesareo. Già 10 anni fa abbiamo sentito questo grosso calore da parte della gente quando siamo andati nelle loro case e abbiamo voluto continuare con Emilia e con tutti quelli della panchina, con la popolazione di San Cesareo. Ci siamo sentiti sempre a casa e quindi secondo noi è importante fare memoria di questa ricchezza che abbiamo. Qual è la testimonianza che ti è rimasta più nel cuore, diciamo così? Guarda, paradossalmente tutti i racconti che ci hanno fatto è come se fossero un solo racconto, è uscita una sola storia, dai primi coloni che sono arrivati qua fino a oggi, una storia di solidarietà, di attaccamento alla terra, di attaccamento alla fede che continua ancora oggi. Questo è quello che ho provato, quindi tante storie però come se fossero una sola storia. Questa serata vuoi dedicarla particolarmente a qualcuno in questo momento? Questo film porta alla fine la dedica a tutti quelli che non ci sono più, a tutti quelli che ci saranno. Quindi ai nostri amici che abbiamo perso lungo la strada e tutti che sono nel nostro cuore, però vogliamo anche avere lo spirito di guardare avanti e quindi a quelli che arriveranno. La solidarietà di 50 anni fa dei nostri nonni, dei nostri padri è diventata oggi anche un esempio di integrazione. L'ultima intervista è stata fatta un ragazzo che è nato lontano da qua e che dice una cosa bellissima, che lui non si è sentito mai estraneo ma si è sentito nipote di tutti. Io sono nato appunto 40 anni fa, prossimi 41 anni fa, proprio qui a San Cesareo. Ai miei tempi c'era questa usanza, diciamo, si nasceva in casa, quindi per me è un orgoglio essere nato in questa piccola borgata. E, per me questa mostra fotografica ha un valore molto molto particolare, perché abbiamo cercato di racchiudere attraverso delle fotografie, evitando opportunamente, volutamente, dei commenti e delle didascalie, perché pensiamo che la fotografia abbia la capacità, il dono di trasmettere delle emozioni soltanto guardandole, soltanto attraverso la loro visione. Abbiamo cercato di accontentare tutte le famiglie di San Cesareo, e anche con un velo di malinconia, perché al di là di molte persone care che ormai purtroppo non ci sono più, ci siamo raffigurati anche noi stessi con le nostre piccole esperienze che ci portiamo nel cuore e ci porteremo per sempre. Emilio, tu non sei di Borgo, ma dato che la passione della foto, ma poi è una comunità che accoglie chiunque, insomma, si avvicini a Borgo San Cesareo, quindi diciamo adottato. Sì, adottato, adottatissimo. E niente, poi è piacevole partecipare proprio per la passione delle foto e poi capire, guardare le immagini che poi trasmettono tanto, trasmettono tantissimo.